di sorprese, buon sabato. Abbiamo fatto un'incursione nel pomeriggio curato da Francesca Letto e do il benvenuto anche a Samuele Bersani. Buongiorno, grazie, Samuele. Grazie a te, ciao a tutti. Io, Samuele, devo un po' approfittare di te per dare delle informazioni, ma proprio di natura, insomma, tecnico-pratica a chi ti segue. E gente, insomma, che mi ha scritto che ti ha incontrato in giro per l'Italia durante la presentazione, insomma, di questo disco e che adesso vuole sapere tutto sul tour. Credo che non ci siano ancora notizie certe, se non che la partenza sarà con l'anno sì, prossimo. Sì, potrebbe essere alla fine di gennaio, come gli inizi di febbraio, insomma, a breve. Io poi ho un sito che è www. Hanno capito fino a qua, tipo. Io ne dico 5 di so, finisco mai. Luce, sì. Insomma, sì? Punto manifestoabusivo.it, lì si trovano tutte le informazioni, si troveranno certamente anche quelle legate al tour. Senti, all'interno di questo disco, non è che voglio dire, insomma, collaborazioni, giusto perché uno deve dire sì, ho collaborato con, però ci sono delle chicche musicali, degli incontri interessanti. Sai quelli che dico, ci sono degli americani. Ma almeno ci sono, che appunto non quelli ci sono, che ma allora che cazzo di disco hai ma fatto? Ma sempre i soliti Bollani, Cammariere, ma anche tu, insomma, sei troppo uno strano, voglio dire. Ma allora davvero non ci sono gli americani? Ma allora non è un gran disco, ma non sei andato a mixare a New York, no? Salvo che poi, insomma, magari quelli che vanno a mixare a New York ammettono che ma non è che a me... Posso dire una roba, guarda, sì, approfitto dilla, tanto dilla, oggi. Oggi dilla. Vi faremo ascoltare una canzone che si chiama 16 nonni, non esatto, la facciamo lunga. Per forza. Ho seguito una ragazza che attaccava dei bigliettini per strada e mi sono immaginato come doveva essere la sua vita quando entrava a casa sua. Detto questo, a me mi ha sempre fatto un po' la parte dei, cioè dei buzzurri, quelli che sì, dicono guarda, il disco l'ho fatto a, che so, dico il mio posto dove sono nata, cattolica, però l'ho missato a Los Angeles. Sì. Che voglio andare quel tocco, no, di internazionale, come posso dire, voglio rendere il disco internazionale oltre misura. Io il mio disco l'ho fatto in un ufficio comunale, sì, in una casa di campagna, poi in un tombino di extra lusso, devo dire, cioè sempre un tombino sottoterra era, però l'esterofilia non mi ha ancora contagiato. E nel disco le partecipazioni sono appunto quelle di Stefano Bollani, e nel caso del Bombarolo di De André, che però si trova solo nella versione di iTunes. Poi c'è una collaborazione, diciamo, di qualche anno fa con Cammariere, col quale scrissi Ferragosto, che infatti è presente è stato in questo disco. Poi c'è Pacifico alla chitarra e i cori in un pezzo, c'è Lucio Dalla e i cori in un'altra canzone. Poi ci sono tutta una serie di musicisti indispensabili, c'è Jimmy Villotti, che è stato lo storico chitarrista di Paolo Conte per tantissimi anni, Mauro Malavasi, il produttore di dischi, come posso dire, forse uno dei produttori anche che ha ottenuto i risultati più grandi nella storia della musica italiana. E poi ci sono tutti i musicisti con i quali ho lavorato quotidianamente, che magari sono meno conosciuti, ma per me hanno un valore immenso. Cioè, ci sono Gian Piero Grani, Davide Beatino, il campione di scratch è Taiwan, sì. E poi ci sono io con la mia mano mancina e le tue canzoni e il tuo modo di scrivere. E io ieri dicevo, insomma, che parli particolarmente di te perché trovo, poi però sgridami come sei solito fare se sbaglio, che soprattutto in certe canzoni d'amore tu ti sei esposto molto. Ma perché sono un disastro, uno spianto, un cattivo esempio, come tanti che in questo momento ci stanno ascoltando. Io non è che sono meglio di quelli che ci ascoltano, ma non sono nemmeno peggio. No. Sono, voglio dire, sono uno che può raccontare la sua proprio perché stranamente... È imperfetta. Sì, perché è imperfetta e perché nelle cose che dico ci si possono trovare quelli che appunto le ascoltano, non in questo momento al microfono, ma nelle canzoni che scrivo. Allora, l'abbiamo detto prima, 16 nonni è la canzone che chiude tra l'altro il disco e che chiude anche perché anche, insomma, nel rielaborare, remixare la propria vita quotidiana fatta di bisogni, si può avere una certa creatività. È il caso di questa signorina cantata in 16 nonni. E Samuele, io ti saluto e ti ringrazio, no? Grazie a te, per davvero. Me è sempre un piacere, insomma, chiacchierare con te e poi, insomma, saremo ai tuoi show, sarete ai miei show, ma io verrò molto presto a Radio Italia cercando di solo per voi, penso al momento, di fare uno spettacolo unplugged di queste nuove ti canzoni. Invito ufficialmente a Radio Italia Live, ti aspetto con grande piacere. Grazie, Samuele. Grazie a voi, ciao.